L'espressione più ricorrente è stata kafkiana per cercare una possibile chiave di lettura di quanto sta accadendo nel porto di Pescara, a danno di chi vi lavora e di tutti i cittadini. Si sono così espressi i tre rappresentanti istituzionali che hanno incontrato la stampa per annunciare le iniziative d'emergenza che si spera possano evitare il peggio per il porto pescarese. C'erano dunque il presidente della regione Gianni Chiodi, l'assessore regionale alla pesca Mauro Febbo, il commissario al dragaggio Guerino Testa. Chiedono ai parlamentari abruzzesi di far fronte comune e sostenere in sede europea le richieste delle istituzioni abruzzesi. È severo il commento del presidente Chiodi, che crede sia giunto finalmente il momento di individuare i responsabili di questa disastrosa situazione e sottolinea come l'intera vicenda abbia prodotto gravi ed assurde conseguenze. I lavori erano partiti perché l'ART aveva fatto delle analisi, queste analisi erano state avallate dal Ministero dell'Ambiente, per cui i lavori erano partiti con fondi stanziati solo dalla Regione, non dallo Stato, ed erano partiti, poi si sono bloccati. Adesso questi fondi che la Regione ha messo a disposizione sono praticamente bruciati, nel senso che serviranno per le analisi, che tra l'altro tutti i processi di analisi che sono anche molto costosi, e per pagare i risarcimenti all'impresa che era partita con i lavori e col dragaggio e che è stata fermata. Mauro Febbo, assessore alla pesca, spiega quali siano le richieste al governo e dall'Europa. Tre richieste. La prima, fermo biologico per 4 mesi. La seconda, aiuto di Stato. La terza, un intervento economico a sostegno della marineria pescarese. Il commissario per il dragaggio, Guerino Testa, rammenta la difficile gestione dello smaltimento dei fanghi inquinati, che poi è alla base di tutti i problemi ed anche delle indagini della Procura dell'Aquila. Oggi stiamo registrando una situazione che è all'attenzione del governo, perché atteso che non si può conferire in mare, dobbiamo trovare dei siti alternativi. Questi siti alternativi li stiamo trovando con la protezione civile. Ovviamente il conferimento a mare ha un costo di circa 10 euro al metro cubo. Qualsiasi altra soluzione ha un costo notevolmente maggiore. Anche qui c'è necessità di chiarezza da parte del governo nazionale, di darci la possibilità di risorse per poter portare questi materiali fuori dai confini abruzzesi.